chiedeva di avviare l'iter progettuale per riorganizzare il servizio di ristorazione scolastica realizzando un centro unico di cultura presso la scuola primaria di Ghisonzo a Prestino, incaricando esperti esterni per la definizione degli indirizzi organizzativi e gestionali e per la predisposizione del progetto definitivo. Il dirigente scolastico veniva informato il 2 novembre e il 13 novembre veniva convocata l'assemblea tematica presso il centro civico di Camerlata dedicata espressamente alla razionalizzazione del servizio di ristorazione scolastica e alla realizzazione del punto unico di cultura. Il regolamento per le pratiche partecipative prevedeva che 60 giorni dopo si sarebbe dovuto svolgere il secondo incontro, cioè il 13 di gennaio, e 90 giorni dopo l'amministrazione comunale avrebbe dovuto comunicare per iscritto e ufficialmente i propri orientamenti in materia. Il 30 novembre si è proceduto all'assestamento di bilancio e la maggioranza ha anticipato 700.000 euro nel bilancio 2015 per poter impegnare per la realizzazione del punto unico di cultura, nonostante le perplessità dei docenti, dei genitori, del dirigente scolastico e le 2.000 firme che erano state raccolte per esprimere forti perplessità con questa decisione. Il 29 dicembre l'ingegner Cozzi, nel verbale di verifica del progetto definitivo, dichiarava che alla luce degli incontri tenuti in comune il 2 novembre, 6, 13 e 11 dicembre, il progetto elaborato dagli uffici ha subito un radicale stravolgimento. Non erano state inserite nel computo metrico stimativo tutte le opere e le attrezzature necessarie per far funzionare il centro unico di cultura e non era stato possibile nemmeno verificare con gli enti distributori dei sottoservizi tecnologici a rete l'effettiva possibilità di allacciare il centro di cultura in progetto. Il 30 dicembre la Giunta decideva di soprassedere la realizzazione del punto unico di cultura, dal momento che non solo mancavano i requisiti per poter approvare il progetto, ma una seria analisi dei costi aveva evidenziato come questi erano superiori del 60% rispetto a quanto era stato inizialmente e frettolosamente stimato dagli uffici. Il 22 gennaio, insieme ai consiglieri Cuti e Ceruti, ho fatto richiesta di una convocazione urgente della commissione consigliare competente per avere delucidazioni in materia e alla data del 4 aprile non ne avevamo discusso e nulla è cambiato. A tutt'oggi, ed era il 4 aprile, non era stata convocata alcuna assemblea né comunicato ufficialmente nulla al quartiere. Interpello il sindaco e la giunta per sapere l'ammontare complessivo degli incarichi esterni affidati per il progetto di realizzazione del punto unico di cultura, ora abbandonato. Stigmatizzo la violazione del regolamento per le pratiche partecipative, la prima volta che è stato realizzato un'assemblea tematica, poi niente è stato fatto. Esprimevo allora forte preoccupazione per il proseguo del servizio, chiedevo di conoscere quali siano le decisioni assunte in merito alla riorganizzazione del servizio al personale a tempo determinato, all'adeguamento delle cucine, all'ipotesi di parziale esternalizzazione, e allora chiedevo quali fossero le voci di spesa che avrebbero riguardato l'erogazione del servizio nel bilancio che avremmo approvato di lì a pochi mesi. Io ancora non so, ed è il 3 di ottobre, come mai la realizzazione del punto unico di cultura, che sembrava l'unica soluzione all'impossibilità di assumere il personale a tempo determinato, che sembrava l'unica soluzione possibile al fatto che le cucine non erano norma, è stata abbandonata frettolosamente, così come frettolosamente si era deciso di venire lì. Le granitiche certezze degli assessori e dei dirigenti si sono rivelate invece dei colossali errori. In commissione non abbiamo mai affrontato l'argomento e io chiedo, mi rivolgo al Presidente della Commissione, che finalmente si ritorni a parlarne, perché credo che questo sia un argomento che merita grandissima attenzione. Come sono andate le cose mi riempie di preoccupazione. Grazie consigliere Bernelli. Quindi vice sindaco assessore Magni. Prego, 5 minuti. Grazie, buonasera signor Presidente, buonasera consiglieri. Allora, intanto le risposte alle richieste di informazioni sono state date in occasione della commissione consigliare terza che si è tenuta il 21 di aprile
e successivamente in occasione della discussione del bilancio di previsione, anche a seguito di domande formulate da altri consiglieri. Le riprendo velocemente di seguito. Allora, per quanto riguarda l'ammontare complessivo degli incarichi esterni affidati per il progetto di realizzazione del punto unico di cottura, l'ammontare complessivo è di 45.000 euro, IVA inclusa, e comprende l'incarico all'economa dietista e ai progettisti. Per quanto riguarda la forte preoccupazione espressa circa l'erogazione a 4.000 utenti del servizio di ristorazione a partire dall'anno scolastico 2016-2017 e alla volontà di conoscere le voci di spesa per l'erogazione del servizio, faccio presente che nel bilancio approvato a maggio c'erano le risorse necessarie per garantire sui 3 anni il servizio alle attuali condizioni, servizio che è partito regolarmente con la ripresa dell'anno scolastico. Anzi, da settembre è tornata in capo all'amministrazione comunale anche la gestione del servizio della scuola primaria di Via Brambilla, servizio che era gestito a mezzo catering dall'Istituto Comprensivo Comolago dall'anno scolastico 2003-2004, con un impegno ulteriore di risorse per garantire il servizio in tutte le scuole cittadine. Chiede quali siano le decisioni in merito alla riorganizzazione. Continuiamo a ritenere che la realizzazione di un punto unico di cottura sia la soluzione migliore, considerato il numero di personale a tempo indeterminato attualmente impiegato nel servizio e i limiti strutturali delle 17 cucine. Prosegue l'approfondimento della possibilità di adattare la vecchia cucina dell'ex ospedale Sant'Anna. È stata verificata la trasferibilità dei moduli progettati per Via Isonzo, così come comunicato durante la commissione di fine aprile. Successivamente c'è stato un primo incontro con i tecnici degli enti distributori dei sottoservizi tecnologici, 2i Rete Gas ed Enel, insieme all'ufficio tecnico di questo comune. Ad agosto si è tenuto un incontro con il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera, dottor Gioia, che ha confermato la disponibilità a consentire la realizzazione del punto unico di cottura presso la cucina dell'ospedale. Devono proseguire gli approfondimenti tecnici, amministrativi ed economici per poter definire la sostenibilità di questa ipotesi. Al termine di questi approfondimenti, il Consiglio verrà informato sul loro esito. Vorrei sottolineare in questa sede la massima attenzione che è sempre stata posta verso questo servizio e tra l'altro la decisione anche di riorganizzare attraverso il punto unico di cottura muove proprio da questa attenzione. Intendiamo garantire sempre un servizio di qualità. Ho già detto della decisione di tornare a farci carico del servizio di Via Brambilla, dopo che per anni questa scuola ha vissuto una condizione differente rispetto a quella delle altre scuole. Ricordo inoltre il percorso che ha portato nel corso di quest'ultimo anno alla definizione del nuovo menù insieme ai genitori e agli insegnanti delle commissioni mensa. Abbiamo effettuato il monitoraggio sui nuovi piatti nel secondo quadrimestre del 2015-2016, cui è seguita una fase di confronto con docenti e genitori delle commissioni per valutare, alla luce dei dati emersi dai questionari di gradimento, l'apprezzamento dei nuovi piatti introdotti. Sono state fatte proposte di variazione e di modifica per meglio rispondere al gusto dei più piccoli. Variazioni sottoposte all'ASL, approvate ed introdotte nel menù da settembre, su cui continua il monitoraggio congiunto del Comune e delle commissioni. Verranno realizzati una serie di progetti anche di educazione alimentare a partire dai prossimi mesi. Ricordo l'approvazione in Consiglio Comunale della mozione della consigliera Marzorati, che consisteva nella possibilità di un'iniziativa che consisteva nella possibilità per gli utenti del servizio di ristorazione di portare a casa i cibi avanzati non deteriorabili. Partirà una fase sperimentale nel mese di novembre con il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie. In relazione all'esito dell'iniziativa si valuterà la possibilità di renderlo operativo per tutte le classi a partire dall'anno scolastico 2017-2018, così come verrà avviato un progetto di educazione al gusto sempre per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare. In ultimo, se posso rubare qualche secondo, mi volevo soffermare sull'affermazione della assoluta mancanza di informazione e partecipazione
Certamente non si è concluso il percorso partecipativo, ma non sono mancati i momenti di confronto, anche molto acceso, sia con la cittadinanza che con i genitori della scuola. Abbiamo sperimentato uno strumento nuovo che prima nemmeno esisteva. Grazie. Assessore Magni, consigliere Ronelli, intende replicare? Prego, secondo me. 5 minuti. Prego. Assessore Magni, gli incontri con i genitori, il dirigente scolastico, i docenti ci sono stati prima che voi decideste di abbandonare il progetto di Via Isonzo. Dal 30 di dicembre non mi risulta che siano state organizzate riunioni né tantomeno che si sia svolta l'assemblea. Se per lei questo è poco importante, essendo anche l'assessore alla partita riguardo alle pratiche partecipative, ne prendo atto. Quanto lei ha affermato rispetto alle risposte che ci ha dato nella commissione del 21 aprile e poi in sede di discussione di bilancio, francamente io mi procurerò i verbali di quelle riunioni. Le risposte che ci vennero date erano assolutamente interlocutorie, era stato fatto un sopralluogo all'ospedale, nemmeno si sapeva se sarebbe stato possibile utilizzarlo. Io chiedo in che forma l'azienda ospedaliera Sant'Anna ha formalizzato la sua disponibilità a concedere gli spazi al di là dell'incontro del mese di agosto con il direttore amministrativo. Chiedo per quanto ancora dovranno proseguire gli approfondimenti e se quindi dovrò aspettare un nuovo indirizzo operativo della giunta del 20 ottobre del 2016 che dirà che si fa il punto unico di cultura nella scuola dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, con quale accordo non lo so, a quali condizioni non lo so. Chiedo che in commissione si approfondisca il tema, perché non mi accontento di aver sentito che vi siete incontrati con il direttore amministrativo, visti i precedenti, mi perdoni ma non mi fido. Dovremo quindi poi, visto che stiamo facendo gli approfondimenti, il Consiglio verrà informato. Le ricordo che questa amministrazione a maggio dell'anno prossimo terminerà il suo mandato. Mi domando che tempi lei e la Giunta avete in mente circa la realizzazione del punto unico di cultura presto, eventualmente forse gli spazi dell'ex ospedale Sant'Anna. Ripeto, se dobbiamo aspettarci una nuova corsa, il 20 ottobre un nuovo indirizzo operativo e poi l'incontro con la cittadinanza e poi l'assestamento di bilancio entro il 30 di novembre e poi la corsa durante il mese di Natale, per poi avviare con l'anno scolastico successivo, quando né lei né io né il dottor Patrignani saremo nei posti che occupiamo adesso, e chi vivrà vedrà. E poi mi permetta, mi ha sorpreso che lei citi con tanta entusiasmo il fatto che il Comune sia tornato a gestire direttamente la fornitura dei pasti alla scuola di via Brambilla. Questo va esattamente nella direzione ostinata e contraria al punto unico di cottura, perché attualmente la scuola di via Brambilla riceveva i pasti attraverso un catering e quindi un punto unico di cottura privato, invece chissà perché deve andare bene che lo riceva da un punto unico di cottura comunale, che avrà presumibilmente le stesse caratteristiche. Allora mi faccia capire perché dovrebbe essere positivo avere riportato in capo al comune la preparazione dei pasti su via Brambilla e positivo anche il suo posto, cioè realizzare un punto unico di cottura. Io chiedo che si riunisca la commissione, così che l'assessore possa venire a illustrarci insieme ai vertici dell'azienda ospedaliera quali sono le condizioni di utilizzo degli spazi dell'area, perché durante la riunione del 21 aprile presente l'architetto Lo Iacono, io ho chiesto di poter visionare una planimetria per capire quali fossero gli spazi e mi è stato detto che in quel momento era prematuro. Ho chiesto quali fossero le condizioni di utilizzo da parte del comune di un immobile non comunale, in quale termini si possano pensare di fare degli interventi anche di adeguamento di spazi che non sono nostri, sono spazi che verrà dato in concessione non si sa per quali anni. Io credo che questo è un tema talmente importante che vorrei che la commissione si riunisse e allora si arriveranno le risposte. Nel frattempo, durante quella commissione, magari diamo lettura dei verbali delle riunioni che lei ha citato, nelle quali, come vedrà, le risposte che sono state date non erano sicuramente soddisfacenti. Grazie. Grazie consigliera Veronelli. Passiamo ora all'interrogazione del consigliere Agnani concernente l'edificio Santarella del comparto Axticose in relazione all'incendio verificato, si data 29 aprile 2016. Prego.
Prego, consigliere, si prenota, le do la parola. Prego, numero 35, l'ordine del giorno del 31 maggio.